la comunità di Osopo, 3.000 abitanti, una fonte di prestigio internazionale, ma soprattutto un guadagno per tutte le attività economiche del territorio. Portava i colori del mondo, una straordinaria occasione di cultura e soprattutto un sacco di soldi. Ebbene, tutto questo ora è finito. Intanto buonasera a tutti, veramente vi ringrazio molto della vostra presenza che ha un po' coronato la fine di questo lavoro, che è stato lungo, è durato molti mesi con diverse location, girando un po' tutta Italia e Spagna naturalmente. Abbiamo spostato il festival perché sennò ce lo distruggevano, ma noi siamo ancora qua e resteremo qua. Rodoton è un'associazione che rimane in Friuli, sede a Zoppola, e con cui continuiamo a fare delle cose, chiaramente col tempo che ci rimane. L'anno scorso abbiamo organizzato Rodon Free, è sembrato uno scandalo, di nuovo, un grande pericolo per la collettività. Abbiamo riempito le pagine dei giornali locali come stesse arrivando una tribù di delinquenti, di terroristi, era il pericolo per la società. Addirittura con soldi pubblici della regione è stato commissionato un'inchiesta, sono venuti in tanti con i teleobiettivi, tentavano di farsi dare degli spinelli dalla gente, si sono infiltrati perché volevano dimostrare a tutti i costi che dove c'è Rodon c'è male, c'è pericolo per i giovani, no? E anche questo alla fine si è rivelato un grande flop, perché alla fine, dopo tanti soldi spesi e tanto impegno, hanno potuto dimostrare solo che c'era tanta gente che stava bene e che ogni tanto beveva qualche bicchiere di vino, ecco, quindi così sono stati spesi i soldi l'anno scorso. Cioè loro ti cacciano da una regione dove tu hai fatto una cosa enorme da solo, lottando, e dopo vengono a dire: la magistratura utilizza gli strumenti per combattere Berlusconi. Questo signore qua c'ha un pacco di carte così della magistratura, alto così sulla scrivania, altro che... È evidente che poi tutto ciò è aggravato da politiche nazionali sempre più blind, no? Sempre più cieche. Che dire, insomma, se hanno toccato il Rototom possono toccare chiunque, questo penso che sia chiaro. La loro era una proposta culturale molto seria, radicata nel territorio da molti anni. Noi vogliamo che il festival continui ad essere e a essere ricordato per un festival, un raduno di gente pacifica che voglia stare insieme in pace e con l'unica regola che noi ci diamo, quella del rispetto. E proprio per salvaguardare... Proprio per salvaguardare questo grande valore e questo festival che lo esprime in concreto, abbiamo deciso di portarlo via da qui, e quindi il festival si svolge in un posto dove non si è criminalizzati per il colore della pelle, per i capelli lunghi, e per il nostro modo di rapportarci con il diverso in maniera rispettosa e non di chiusura, e quindi il festival si svolge in Spagna, dove questo ci viene ancora concesso. Noi siamo più forti di loro, c'è poco da fare. Loro hanno il potere, hanno i soldi, ma non hanno la gioia di vivere che abbiamo noi, non hanno la creatività, non hanno la forza. Noi, finché riusciremo a essere noi stessi, non ci batteranno mai. E quindi invito tutti a non mollare, insomma, a non credere che l'unica soluzione sia andare a fare la velina o il calciatore o andare a leccare il sedere al politico di turno. E il nostro futuro è sicuramente un altro. Dobbiamo continuare a crederci, malgrado, soprattutto nelle televisioni, tentino di farci capire che non è così. E noi vorremmo essere qui anche con il nostro impegno, anche per dimostrarlo in maniera pratica, che non ci fermeremo. Così.